Abbiamo vissuto un fine estate meraviglioso, con grande successo dove non ce lo potevamo aspettare. Non è così, Francesco? Che è successo? Eh sì, diciamo nonostante ciò il periodo un po' cupo che abbiamo passato, finalmente si può dire che il mondo ha ripreso di nuovo a vivere e a camminare. E questo suo camminamento ci ha inserito anche noi per farci migliorare ancora di più e quest'anno per la prima volta nella nostra vita siamo arrivati all'On Air a Bologna, al Cosmoprof, affiancato da Cosmoprof, dove abbiamo presentato le nostre novità e in più abbiamo avuto l'occasione, non tanto io, ma mio fratello, di fare anche un'esibizione in pedana. Beh, però i capelli da uomo, da Francesco, sono sempre i capelli da uomo. Ti ho visto ultimamente fare un paio di modelli ed erano davvero delle cose molto innovative e molto particolari, no? Come cambiano un po' i tagli degli uomini adesso? Allora, i tagli degli uomini, diciamo che il segmento maschile è passato un periodo stile, diciamo, hipster, stile vichingo, che adesso sta ritornando un po' nella normalità e posso dire con certezza che ci avviciniamo sempre di più nello stile degli anni 90. Sono fondamentalmente convinto di questo. Lo so che magari i miei colleghi la potranno vedere diversa, però io sono fondamentalmente convinto di questo e si ritornerà di nuovo alla normalità, forse ritorneremo agli aneddoti e non tanto alla traduzione da inglese a francese, solo tra barbiere e parrucchiere e non sarà più parrucchiere e barbershop. È cambiato anche il pensiero della barba, mi sembra, vero? Sì, il pensiero della barba diciamo che è diventato, adesso stiamo percorrendo un mondo di tendenza, di trash, ci sono sempre più cose sulla barba, sempre più cose. Però comunque non ci dimentichiamo che il mondo della barba a noi ci appartiene, sì, ma fino a un certo punto. Quello è un mondo olandese, non è tanto il nostro mondo. Noi siamo sempre, ci siamo sempre distinti nel mondo con la classe, con l'eleganza e lo stile. E infatti noi siamo noi che decidiamo il mondo sul mondo della moda. Siamo noi che lo portiamo avanti, non sono le altre nazioni, proprio perché noi abbiamo un savoir-faire che le altre nazioni non hanno. Come l'hai vissuto questo periodo lunghissimo del Covid? Diciamo che è il periodo lunghissimo del Covid, spero che anche le altre persone l'abbiano vissuto un po' come me, oppure come tutta la popolazione mondiale. Diciamo che abbiamo avuto un attimo di riflessione, a pensare un attimo a ciò che magari stavamo percorrendo, ciò che magari stavamo facendo, e magari ritornare di nuovo a percorrere la vita quotidiana normale con ciò che magari potremmo fare, oppure potremmo migliorare, oppure potremmo costruire. Ma siamo davvero venuti fuori migliori da questa situazione? Diciamo che Ne siamo venuti fuori, ne siamo eh? venuti fuori. Eravamo dentro a una nuvola e finalmente cominciamo a vedere il sole, io così la interpreto.